Noi viviamo nei sensi, oltre i Noi sensi sta il viviamo buio nei sensi, insondabile, e l'arte oltre i che raffina i sensi sensi sta il buio è la migliore insondabile, e esortatrice della l'arte che vita. raffina i sensi La fa tollerare è la e migliore d'amare. esortatrice della vita. La fa Noi tollerare e viviamo d'amare. nell'aria come i pesci nell'acqua, e le nostre idee sull'aldilà sono, alla stregua, opinioni da pesci Noi nell'aria. viviamo Nell'aria come i pesci tutti i calcoli nell'acqua, e che le noi nostre facciamo sull'universo idee sono calcoli calcoli destinati a da, sono, morire alla a stregua, quell'individuo opinioni da e pesci morto nell'aria. l'ultimo uomo, questo Tutti i mondo che abbiamo calcoli che noi amato facciamo e sull'universo sono idolatrato calcoli non destinati a esisteranno più. morire con Noi siamo fatti individuo, della stessa morto sostanza l'ultimo dei suoni. uomo, Questo mondo che abbiamo amato e idolatrato non esisterà più. Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Ma va legato e dentro sarà tutta la mia famiglia. E mi aveva tagliato la testa al mio babbo, alla mia mamma e al mio fratellino. E faceva: guarda, guarda, ho ucciso il tuo babbo, guarda come soffre, guarda quando muore, sono morti tutti ed sei viva. E quando insomma gli ha tagliato la testa, io mi sono messa a piangere, non avevo più la forza nemmeno di gridare. Un'esplosione, come una bomba grandissima. E lì in mezzo c'era un gruppo di zingari con tipo dei carri, con tutti i carri così. E io mi ero fermata con la macchina e ero scesa e ero andata a vedere quel che succedeva. C'era un bambino steso, che avrà, bambino, avrà avuto la mia età anche perché quando l'ho fatto avevo tipo 8 anni così. C'era un bambino steso, c'era uno zingaro che ha preso una spada e gliel'ha, cioè, praticamente l'ha ammazzato. E poi io Ma si praticamente. ferma così, ferma chi? E a un certo punto sento una cosa da sotto che piglia una gamba. E piglia una gamba, praticamente mi trascina sotto, sotto il terreno. Però mi tirava io chiamavo la mia mamma, 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 e lei intanto andava lì per la via, e cioè non la vedo più. Poi questa No, qui ma che stavo a mi parla. letto la notte, lo tenevo stretto stretto, dentro c'aveva tipo una lanina. Io ci avevo fatto un buco e poi alla fine è diventato sempre più grande e la stringevo, me la rotolava i diti, cose così. E quando non ce l'avevo, io lo portavo ovunque e tipo quando andavo dal fornaio davanti a casa con la mamma, io Che lo volo perdevo, in lo lasciavo fanciulla proprio lì. sul cielo e poi si attaccano dei white light fatti dei pezzetti come tutte le persone fossero spezzettate e questi pezzetti volano nel cielo e si attaccano quella per le persone e ti fanno ricordare. Maglia bianca con delle righe celesti che metteva spesso, i jeans e la camicia sotto la maglia. E come si gira verso di me, mi prende la mano. Io lo chiamavo, ma lui non mi poteva dire niente perché era morto, non era veramente lì. E intanto sentivo in cucina le voci della mia mamma, della mia sorella e anche del mio babbo, che non ci poteva essere, però era lì anche il mio babbo che parlava con mia sorella e la mia mamma. E Tutto quello, tutti i nostri pensieri. Cioè, sono i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri sentimenti che diventano come se prendessero vita e cioè, l'involucro che ci insomma, copre serve a tenerli tutti insieme. E cioè, pensare. Io tipo quando ero convinta bambina, quando mi facevo un taglio così e mi sfuggisse un pensiero, un sogno e andasse via, poi mi è rimasta sempre questa sensazione, anche se so che non è vero, però era come se fossi un vasetto con dentro tutti i pensieri, appena qualcuno mi apriva mi sfuggiva uno, quindi io sono diventata da Infatti tagli dopo in passato. sono fatti di carne fuori, ma di qualcosa che è diverso dagli organi. Boh, io a me la scienza è tipo così, studiare gli organi. A me non mi piace pensare che dentro di me sono tutte quelle robe. A me io ho sempre quest'idea che dentro noi siamo vuoti, che non ci sa niente, però boh, che ci sa qualcosa che oh, magari gli organi tutti così, che brutti, tutti lì attaccati, invece qualcosa di boh, di bello. Con tutte le stelle qui in mezzo alla pancia. Tutte le stelle, io mi
babbo prendeva spettoni dei miei, mi prendeva come nei film, io sotto e lui mi stava abbracciato di sopra e mi leggeva Pinocchio. Il libro era marrone, vecchio vecchio, grande grande, senza immagini. Mi ricordo che ogni sera mi leggeva una pagina. Vicino a me c'era sempre mio fratello, che anche lui era piccolino, aveva avuto 12 anni così, che anche lui ascoltava sempre. E finita la favola, praticamente per addormentarmi, mio babbo mi raccontava tutte le sere la via che si faceva la mattina per andare da casa per andare a scuola. La consistenza, perché riveste la persona esteriormente. E quindi se il colore più è scuro, più cupo, quindi più la persona è triste, più abbattuta, quindi è sempre più consistente, quindi le persone cercando di interagire, diciamo, con questa persona ci riescono sempre meno, perché crea tipo una barriera tra le due persone. E invece il colore più caldo, più per esempio l'arancione, il giallo, essendo più, cioè, meno consistenti, una persona riesce anche più a... Una nostra esperienza, c'era così la piccolina, si diceva di aver scoperto sta strada, capito? E tutti i giorni si andava su sta stradina, si portava le forbici, i coltelli, e le buste, si faceva pulizia, no? Si faceva pulizia, ogni tanto era lunga, lo sa, aveva paura, capito? Era giorno, però aveva paura. Ogni tanto stava sempre più in giù, quando stava più in giù si puliva via tutti i rovi, tutti così. E poi si era visto un altro. Tutto bello, era bassino, però tanti rami, no? E lui stava lì, stava a chiacchiere. E poi se sta sulla panchina, come tutti, e lui se ne andava sulla panchina. E praticamente c'erano gli animali che erano enormi, e noi si vivevano delle casine piccoline, tipo quelli di topi, e c'erano gli animali che erano enormi e ci davo la caccia. Noi siamo come le nuvole, secondo me. Cioè che dopo tanto anche noi via via andiamo via, quindi è solo nuvola che si, cioè aria che si compone, poi dopo piove, neve, eccetera.